Io non credo che esista una serie più sfortunata di quella di Advance Wars. Pensateci, se Reboot Camp ha lo scopo di far conoscere questa mitica saga a una nuova generazione di giocatori, quante chance ci sono che gli utenti si ricordino di questa uscita nel bel mezzo dell'apice della campagna marketing di Tears of the Kingdom? Esatto, praticamente nessuna. Ed è un vero peccato. 15 anni di silenzio per poi venire oscurati completamente dal gioco del decennio. Ma questa è una sfiga che il nome di Advance Wars si porta appresso da sempre e basta, non ci sto. Ho deciso quindi di rendere giustizia a un brand importantissimo che però raramente viene ricordato tra i nomi di punta della grande N. In questo video ricchissimo vi racconterò la sfortunata storia di Advance Wars, ma anche il perché lo possiamo considerare uno degli strategici a turni più importanti di sempre. Un gioco che ha rivestito un ruolo fondamentale all'interno dell'economia della lineup del Game Boy Advance e anche nella popolarizzazione del genere. E visto che ci siamo, ne approfitterò anche per parlarvi del Reboot Camp, visto che in questi giorni di ponte lo sto letteralmente divorando. Prima di iniziare però, se questo tipo di retrospettive vi piacciono, mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione trovate tanti links, tutti da cliccare, mi raccomando, fatelo, io ho detto tutto, iniziamo! Le premesse di Advance Wars sono molto semplici. Il giocatore viene gettato su un campo di battaglia alla guida di un esercito e lo scopo è quello di abbattere lo schieramento avversario. Solitamente la vittoria viene decretata quando uno dei due eserciti conquista il quartier generale del nemico oppure quando le truppe di una fazione vengono completamente annientate. Le battaglie prendono la forma di una sorta di partita a scacchi dove bisogna studiare meticolosamente posizionamento e distribuzione di ogni singola unità in campo. Advance Wars è uno strategico nel vero senso della parola e per riuscire nell'impresa di spazzare via l'esercito avversario bisogna avere una visione di insieme che tiene conto di numerosi parametri. Non lasciatevi infatti ingannare dalla presentazione super colorata. Il gameplay di Advance Wars è complesso e stratificato. La campagna del primo titolo è strutturata in modo molto intelligente perché è una sorta di continuo tutorial dove piano piano viene permesso al giocatore di assimilare e digerire tutti i parametri che entrano in gioco sul campo di battaglia. I veterani di Fire Emblem si sentiranno subito a casa nel riconoscere che l'ossatura degli scontri è costruita su un qualcosa di molto simile al triangolo delle armi. Una sorta di gerarchia, sasso, carta, forbice, dove le varie unità primeggiano su una tipologia specifica, ma mostrano il fianco verso altre. Ma a questo punto le cose si complicano ed entrano nell'equazione un'infinità di variabili, che spaziano dalle munizioni, dal carburante di truppe e veicoli, alla necessità di conquistare basi per garantire punti di appoggio e una supremazia economica per rimpolpare il proprio schieramento. Poi ci sono le abilità speciali di ogni ufficiale comandante, da utilizzare sempre con giusto tempismo e importantissimo citare anche lo studio della mappa e della conformazione del territorio. Ogni casella è in realtà un punto strategico che offre considerevoli bonus o malus a ogni tipo di truppa, senza dimenticarsi poi della nebbia, un vero e proprio marchio di fabbrica della serie che nel corso degli anni è sempre stato riproposto. Ora, nonostante vi abbia gettato addosso più nozioni di quanto possiate mai ricordare, in realtà in questo Reboot Camp di nuovo c'è veramente poco. Questo remake infatti ripropone i primi due Advance Wars in maniera piuttosto fedele, almeno per quanto riguarda il gameplay. Non ci sono tutte le migliorie e gli elementi aggiuntivi introdotti con i capitoli successivi pubblicati su Nintendo DS. Allo stesso modo però sono state implementate alcune migliorie alla quality of life che rendono le partite molto più scorrevoli e permettono di aggiustare gli errori decisionali più clamorosi, offrendo la possibilità ad esempio di riavviare il turno in corso o magari anche di velocizzare le animazioni di attacco. Insomma, si è scelta una strada estremamente conservativa e un po' proprio come accaduto per la recente riproposizione di Metroid Prime, il grosso del lavoro è stato svolto sulla presentazione del titolo, optando per una veste grafica completamente rinnovata. Il team di WayForward ha abbandonato l'originale pixel art per un colpo d'occhio decisamente più pulito e moderno, che però potrebbe non convincere immediatamente i nostalgici del Game Boy Advance. Sotto questo nuovo aspetto, dove spicca in particolare la colonna sonora completamente riarrangiata, si cela però lo stesso cuore pulsante che permise ad Advance Wars di diventare un vero e proprio fenomeno su GBA. Ve l'ho detto prima, la grafica colorata e l'art style super accattivante in realtà sono
sono una sorta di cavallo di Troia per far avvicinare a un genere estremamente ostico anche giocatori che altrimenti non toccherebbero neanche con un bastone un titolo come Advance Wars. E proprio in questi giorni, rigiocando la campagna principale del primo titolo, decisamente più lineare e introduttiva di quanto poi verrà proposto in Black Hole Rising, mi sono ricordato del perfetto bilanciamento di Advance Wars, un gioco che, consapevole di dover incontrare un pubblico giovane su una console pensata per sessioni mordi e fuggi, riusciva comunque a presentare un gameplay bello complesso. Nel 2001, anzi nel 2002, ritrovarsi uno strategico del genere su console portatile era un vero e proprio miracolo ed era la definitiva consacrazione dell'idea che si potevano avere esperienze di vero gaming anche su una piccola console portatile come il Game Boy Advance. Abbiamo quindi una formula immediata e addictive da pura assuefazione che però costringe a lunghe riflessioni e a continui ripensamenti. Eppure tutto funziona alla grande e Advance Wars ha rappresentato per molti giocatori l'introduzione al genere. Miracoli di questo tipo non nascono dal nulla e per capire come si è arrivati al perfetto equilibrio visto su GBA la prima volta e vissuto nuovamente oggi su Switch, bisogna scavare nel passato della serie. Eh sì, perché si chiamano Advance Wars 1 e 2, ma in realtà la storia della serie nasce addirittura negli anni 80, tanto che i due capitoli per GBA sono rispettivamente il settimo e l'ottavo episodio della serie. Si tratta però di una saga rimasta per più di un decennio confinata in Giappone, proprio perché Nintendo era convinta che un gameplay del genere, lento e riflessivo, non avrebbe mai incontrato i gusti dei giocatori occidentali. Così, quelli di Intelligent System, coadiuvati dal leggendario team interno di Nintendo R&D One, danno vita nel 1988 a Famicom Wars, a cui segue, solo pochi anni dopo, nel 1991, Game Boy Wars, sempre sviluppato dagli stessi team. Già dalle cover dei due giochi è possibile notare come il pubblico di riferimento pensato per il secondo episodio sia molto più giovane rispetto al capostipite su Famicom, che abbracciava un'estetica più matura e realistica. Nonostante questi due titoli siano stati in grado di gettare tanti dei presupposti che poi ritroveremo negli Advance Wars, la serie ebbe una battuta di arresto di un bel po' di anni, per poi tornare con una sequela di remake e versioni migliorate. A partire dal 1997, Hudson Soft prenderà le redini dell'ala portatile, proponendo prima una rivisitazione di Game Boy Wars denominata Turbo, che proponeva una IA migliorata e nuove mappe, a cui seguirono poi due titoli numerati inediti, con la chiusura della trilogia che però si allontanava di netto dalla strada tracciata da Intelligent System per avvicinare il gameplay a quello di un altro titolo di Hudson, ovvero Nectaris. Il team originale intanto tornò alla carica con un remake del primo capitolo, intitolandolo, con la poca originalità che contraddistingue tutti i nomi, Super Famicom Wars. Anche questo migliorava l'intelligenza artificiale ed espandeva a livello contenutistico tutto quello che era stato apprezzato da critica e pubblico ben 10 anni prima. Insomma, Intelligent Systems aveva tra le mani una formula rodata e vincente, e nel frattempo Nintendo si apprestava a lanciare sul mercato la sua nuova console portatile, il Game Boy Advance. Nei piani iniziali, quindi, Advance Wars sarebbe stato uno dei titoli che avrebbe accompagnato il lancio del GBA. Ma Nintendo, più indaffarata che mai, chiese nuovamente l'aiuto di Intelligent Systems, questa volta però affidandogli completamente il progetto del nuovo capitolo della serie. Immediatamente l'obiettivo fu chiaro: bisognava confezionare un titolo accattivante in grado di coinvolgere tutti i tipi di giocatore. Bisognava quindi creare un qualcosa di accessibile e intrigante, ma allo stesso tempo complesso e appagante. E la storia dietro allo sviluppo del primo Advance Wars segna proprio il punto di svolta di tutta la serie, che diventerà un vero e proprio fenomeno riconosciuto a livello globale. Per ricostruire la genesi di questo progetto ho trovato un'intervista stra-interessante fatta da Edge ad alcune figure chiave del team di sviluppo, però c'è un bel problema. Più volte vengono rivolte delle domande a Makoto Shimojo, che viene indicato come il director del titolo. In realtà Shimojo era l'art designer e sospetto si sia fatta confusione durante la trascrizione dell'intervista con l'intero team, ma in ogni caso, sia Shimojo a rispondere o Toru Nahiro, l'effettivo regista del primo Advance Wars, prendete queste risposte come provenienti dagli autori originali. Insomma, la creazione di Advance Wars avvenne come un continuo sottoporre idee a Nintendo, che prontamente richiedeva di aggiustare il tiro,
per rendere il tutto cucito su misura per il GBA e il suo pubblico. Da qui nacque l'idea di conferire al gioco una presentazione molto cartunesca, dominata da colori sgargianti e figure semplici, quasi stilizzate, ma che rimandavano comunque a un conflitto armato realistico, per quanto trasformato. Anche la storia di Advance Wars iniziò ad accogliere elementi comici e strani fino a quel momento alle precedenti campagne, il tutto per stemperare una tensione altrimenti continua dettata dalla natura impegnativa del titolo. Allo stesso modo, ogni membro del team di sviluppo inserì tanti input creativi diversi, spesso in modo quasi impercettibile e anche in parte inconsapevole, andando a ripescare dal mondo dei racing game, degli shooter e degli action per rendere dinamici ed accattivanti tutti gli aspetti del titolo, dalla selezione delle unità agli spostamenti fino anche alle animazioni di attacco. Insomma, tutto fu portato avanti sotto l'insegna del deformare piuttosto che del duplicare. Un'operazione che permetteva di smussare gli angoli più ostici del genere, senza però rifiutarne la complessità, proprio per non alienare nessuno. Furono spesi mesi e mesi nel bilanciare ogni singola mappa, prima testata dagli sviluppatori fino allo sfinimento e poi passata attraverso altri due stadi di approvazione da parte di Nintendo. Il lavoro di Nahiro e Shimojo e di tutto il team fu così certosino che il testing del gioco sarebbe andato avanti all'infinito se Nintendo non avesse imposto a un certo punto la chiusura del progetto. Ma bilanciamento significa anche creare una curva di apprendimento adeguata, proprio per non rischiare di perdere i giocatori strada facendo. E la grandezza di Advance Wars e anche la sua più grande fortuna risiede proprio in questo: la voglia di renderlo appetibile a una grande fetta di giocatori. In quegli anni in Giappone i grandi publisher erano convinti che gli strategici a turni non sarebbero mai piaciuti al pubblico occidentale, una platea composta da gamer abituati agli action e agli sparatutto, non certo a titoli così complicati che richiedono di conoscere le regole specifiche prima di iniziare a giocare, dove non basta la pressione di un solo tasto per assimilare subito il gameplay. Quindi per aggirare questo ostacolo, gli sviluppatori crearono uno tra i migliori tutorial dell'epoca, un continuo accompagnamento per mano che però lasciava sempre libertà di azione al giocatore, con l'intenzione di non costringerlo mai a ricorrere al manuale di gioco. Advance Wars riuscì quindi a sdoganare un genere ostico e astruso al grande pubblico, tanto che quando i responsabili del marketing nordamericano di Nintendo provarono il gioco, dissero al team: "Ma questo gioco è fantastico, perché non lo possiamo vendere anche da noi?" Il successo di Advance Wars contribuì a dare fiducia a Nintendo che c'era un mercato per titoli del genere anche al di fuori del Giappone. Questo, congiunto con il morboso interesse suscitato dalla presenza di Marta e Roy nel roster di Super Smash Bros. Melee, fu la scintilla che permise un altro importantissimo approdo in Occidente, quello di Fire Emblem. C'è però un problema: se dagli anni 2000 in poi quella di Fire Emblem è diventata una presenza fissa all'interno della lineup Nintendo, lo stesso non si può dire di Advance Wars, che soprattutto in madrepatria ha ricevuto un trattamento ben diverso. Ed è qui che si ritorna all'incipit del video: Advance Wars è una delle serie più sfortunate di sempre. Pensate che il primo titolo debuttò in America il 10 settembre, un giorno prima dell'attentato alle Torri Gemelle. Questo costrinse Nintendo a rimandare l'uscita europea di 4 mesi e a rinviare a data da destinarsi quella giapponese, anche per evitare che si sovrapponesse con l'uscita di Game Boy Wars 3. Il problema è che anche il secondo capitolo non uscì in Giappone nel 2003 e i due episodi furono raccolti solo successivamente in una raccolta intitolata Advance Wars 1+2, quando ormai l'impatto del titolo era già stato assimilato e digerito oltreoceano. Una sfortuna che poi si ripete clamorosamente con il Reboot Camp, la cui uscita era prevista inizialmente per dicembre 2021, poi spostata ad aprile 2022 e infine rimandata a data indefinita dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. E abbiamo aspettato un anno intero per poi vedere la pubblicazione arrivare a ridosso di Tears of the Kingdom, un fattore che lascerà pochissima visibilità per questo titolo già difficile da posizionare. Una sfortuna nera, insomma, che si accompagna però anche a un poco interesse da parte di Nintendo nel valorizzare veramente questa IP. Come accadeva non di rado fino a qualche anno fa con le serie che vendono bene in Occidente, ma non così bene in Giappone, Nintendo ha gradualmente perso interesse in Advance Wars e nella serie Wars in generale.
proponendo così prima degli spin-off più action per GameCube e Wii, pensati proprio per un pubblico non giapponese, e anche due interessanti seguiti per DS, con l'ultimo, il Dark Conflict, che segna un vero e proprio stravolgimento tonale, abbracciando ora un'estetica molto più dark e matura. Che ve lo dico a fare? Anche questo in Giappone è uscito solo 5 anni dopo e direttamente su 3DS. Da qui in poi il nulla più totale, almeno fino a questo Reboot Camp. Una raccolta che testimonia l'incredibile bilanciamento di un titolo perfetto per il gioco in portabilità, ma che forse risulta ancora più a casa su una console ibrida. Un hardware in grado di accogliere entrambe le nature di Advance Wars, sia quella più pop, ma anche quella più simulativa. E speriamo che questo sia solo l'inizio per ridare spazio a una serie leggendaria che ha significato tanto per Nintendo e l'evoluzione del genere. Magari c'è spazio per una seconda raccolta dedicata ai titoli DS, o chissà, si potrebbe sognare addirittura uno Switch Wars a tutto tondo. Per ora però godiamoci il Reboot Camp. Io spero di avervi intrattenuto mentre cercavo di spiegarvi l'importanza di questo remake e di questa collection. Magari vi ho sbloccato anche un ricordo o vi ho fatto conoscere una pagina che non conoscevate proprio per niente della storia di Nintendo. Chissà, io comunque vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere insieme di Advance Wars e del Reboot Camp. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo soni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Advance, Michele Wars. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!